Ben trovati. Con questo video, che di fatto è un aggiornamento di un video precedentemente pubblicato, vediamo un attimo le norme per l'attività edilizia nella regione Umbria. Dicevo che è un aggiornamento del video precedentemente pubblicato proprio perché nel corso di questo anno, con la precisione nel mese di settembre, con la legge regionale numero 8, del 16 settembre 2011, è stata aggiornata la legge regionale numero 1 del 2004, che è un pochino la legge di riferimento. Con questa nuova legge regionale di settembre sono state apportate delle modifiche anche ad altre normative varie. Bene, di fatto esiste anche un testo unico che coordina il testo precedente, aggiornandolo con le nuove, determinazioni. Allora, vediamo subito qual è il contenuto della legge modificato. Ci sono delle disposizioni generali. Si definiscono i titoli abilitativi che sono permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, e questa è una delle novità principali della nuova legge, e l'attività edilizia libera. Viene definito il contributo di costruzione, viene definito il certificato di agibilità e le modalità, viene disciplinato il mutamento di destinazione d'uso e poi ci sono altre disposizioni varie. Ecco, in merito alle disposizioni generali, vengono definiti quali sono gli interventi edilizi che vedremo adesso successivamente. Poi viene istituita la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, che sarebbe la vecchia Commissione edilizia. Il compito di questa Commissione è di emanare pareri al dirigente, che dovrà poi emettere il titolo abilitativo, in merito soprattutto alle materie che sono beni paesaggistici e edifici in aree di interesse storico, architettonico o culturale. Quindi normalmente il parere di questa commissione è circoscritto a questi tipi di interventi. Poi vengono chiaramente stabiliti anche i criteri con cui ogni amministrazione comunale nomina questa commissione di qualità architettonica, ex commissione edilizia. E viene inoltre costituito lo sportello unico per l'edilizia, come previsto dal testo unico per l'edilizia, che è una legge di carattere nazionale che chiaramente l'Umbria, come la maggior parte delle regioni, ha recepito. Bene, vediamo l'elenco degli interventi edilizi possibili: sono manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, opere interne e ovviamente le nuove costruzioni. Vediamoli uno per uno. Allora, la manutenzione ordinaria sono opere ordinarie che periodicamente vengono fatte in un edificio, che quindi opere di riparazione, rinnovamento, sostituzione delle finiture e delle loro pertinenze. Chiaramente non apporteranno delle modifiche all'aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli elementi architettonici esistenti. Sono principalmente delle sostituzioni, per cui chiaramente la qualità finale del manufatto dovrà rimanere invariata nel campo della manutenzione ordinaria. Invece la manutenzione straordinaria può portare a rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze. Diciamo così, un intervento, per essere un intervento di manutenzione straordinaria, principalmente non deve andare a modificare questi tre aspetti, che sono alterare i volumi, alterare le superfici e mutare le destinazioni d'uso. Faccio un esempio: se noi abbiamo un edificio alto 10 metri di due piani, non possiamo mantenere il volume ma aumentare un piano in più, che ne siamo a fare tre piani alti 3 metri l'uno, perché questo, pur non avendo alterato il volume e magari non alterato la destinazione d'uso, comporta un aumento delle superfici. Quindi sono delle sostituzioni anche di parti strutturali, a patto che volumi, superfici e destinazioni d'uso rimangano invariate. Restauro e risanamento conservativo è un intervento un pochino più ampio, più labile, diciamo così, perché il suo fine è quello di conservare l'organismo edilizio così come era in origine, chiaramente con destinazioni d'uso compatibili. Questo significa che è possibile inserire degli elementi che magari sono stati tolti nel tempo, oppure eliminare elementi estranei che sono stati aggiunti. Pensiamo, che ne so, a tanti bagni pensili che vengono fatti nelle terrazze in edifici un pochino antichi, un pochino più vecchi e così via. Anche la destinazione d'uso può essere mutata a patto di ritornare a una destinazione d'uso compatibile col manufatto edilizio esistente. Quindi è un intervento il cui scopo non è aumentare o diminuire la cubatura, ma riportare l'opera alle sue funzionalità e al suo organismo edilizio iniziale. La ristrutturazione edilizia invece è un intervento più radicale, può trasformare gli organismi edilizi mediante una serie di opere, il cui risultato finale può essere un edificio in parte o sostanzialmente diverso dal precedente.
Quindi sono previste modifiche, demolizioni, ricostruzioni, nuove aperture, aumento di unità immobiliari, cambiamento di destinazione d'uso, eccetera. La ristrutturazione urbanistica, diciamo che è una sorta di ristrutturazione edilizia, però riferita non soltanto a un singolo edificio, ma a una parte di tessuto urbanistico, quindi può portare anche a una serie di interventi che spostano il sedime degli edifici, possono modificare la configurazione della rete stradale, dei lotti e così via. Le opere interne invece sono realizzate, come dice la parola stessa, all'interno delle unità immobiliari, a patto che chiaramente queste modifiche interne, quindi che non hanno niente a che fare con l'esterno, con le aperture esterne, diciamo così, non vadano a intervenire su elementi strutturali. Chiaramente anche nelle opere interne non devono essere aumentate le unità immobiliari, nel senso che se io con una serie di opere interne da un appartamento ne faccio due, questo non può essere classificato come un'opera interna, ma come una ristrutturazione edilizia perché porta a una differente configurazione delle unità immobiliari. E chiaramente poi rimangono gli interventi di nuova costruzione, che sono tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica che non ricadono nelle categorie precedenti. Chiaramente queste nuove costruzioni possono essere entro terra o fuori terra, oppure possono essere anche ampliamenti di quelle esistenti. Se viene realizzata tutta una nuova parte in ampliamento a un edificio esistente, quella nuova parte chiaramente è una nuova costruzione. Bene, abbiamo detto, istituito anche lo sportello unico per l'edilizia che ha il fine, il compito di curare tutti i rapporti tra il privato e l'amministrazione e altre amministrazioni eventualmente coinvolte, nel senso che spesso capita nell'iter di approvazione di un progetto di avere necessità di una serie di autorizzazioni all'interno dell'amministrazione comunale, che ne so, ufficio centro storico, altri pareri, oppure esterni all'amministrazione, penso che ne so, all'ASL, ai vigili del fuoco e così via, alla sovrintendenza. Allora, lo sportello unico per l'edilizia è quello che curerà, diciamo così, il disbrigo di tutte queste pratiche. Quindi viene presentato un unico progetto e questa struttura avrà il compito di acquisire i pareri di tutte le altre amministrazioni o altri uffici coinvolti. Quindi prevede la ricezione delle domande e cura l'iter di approvazione. Vediamo adesso quali sono i titoli abilitativi, cioè anche se non è esatto, diciamo i permessi, cioè il titolo necessario per poter eseguire i lavori. Sono essenzialmente tre, c'è cioè il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, che come dicevo all'inizio è una novità di questa legge, e l'attività edilizia libera. Qualsiasi opera deve per forza ricadere in una di queste tre categorie. Allora, la prima che vediamo è proprio l'attività edilizia senza titolo abilitativo, l'attività edilizia libera che dicevo prima. È divisa in due categorie, quella senza comunicazione e quella con comunicazione. Cioè senza comunicazione significa che il cittadino non deve assolutamente fare nulla. Questo riguarda le opere di manutenzione ordinaria e anche l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tutte le volte che vengono realizzate queste opere non c'è bisogno di fare assolutamente nulla, nessuna comunicazione e tempi d'attesa. Chiaramente anche le opere interne rientrano in questa categoria. Le opere con comunicazione invece riguardano la manutenzione straordinaria che però non riguardi parti strutturali degli edifici. Quindi non in un centro storico, per esempio, la sostituzione degli infissi, che è un'opera di manutenzione straordinaria, perché chiaramente gli infissi non è che vengono sistematicamente sostituiti, non sono parti strutturali degli edifici, possono essere fatti senza titolo abilitativo, ma va comunicato. L'ho praticamente già detto, però tutte le opere per attività edilizia libera di qualsiasi genere possono essere così realizzate con questo iter a patto che non riguardino edifici di interesse storico. In tal caso c'è sempre bisogno di un titolo abilitativo di categoria superiore. Vediamo il permesso di costruire. Le opere soggette a permesso di costruire sono sicuramente le nuove costruzioni, le ristrutturazioni urbanistiche e le ristrutturazioni edilizie. Il regolamento regionale 7 del 2010 definisce con puntualità tutte le ristrutturazioni edilizie, però in linea generale possiamo tenere per buona la classificazione che abbiamo fatto nelle diapositive precedenti. E anche le ristrutturazioni edilizie per immobili compresi nelle zone agricole. Il permesso di costruire viene rilasciato dal dirigente o responsabile della competente struttura comunale. In passato, quando c'era ancora la licenza edilizia, veniva rilasciata dal sindaco del comune. Adesso questo è stato proprio delegato ai tecnici, per cui sarà il dirigente o responsabile che dovrà rilasciare questo permesso di costruire. I tempi del permesso di costruire sono questi: entro un anno dal rilascio del permesso di costruire devono iniziare i lavori. Entro 4 anni dall'inizio dei lavori devono terminare, quindi diciamo che l'iter massimo sono 5 anni. I lavori eventualmente non
realizzati sono soggetti a un nuovo permesso di costruire. Il provvedimento, per il rilascio del, il procedimento per il rilascio del permesso di costruire prevede, come di fatto abbiamo già accennato, la presentazione di questo, del progetto allo sportello unico, la cui sigla nuova è SUAPE, che entro 10 giorni deve comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, questo vale per tutti gli atti pubblici. Entro 60 giorni il responsabile del procedimento deve formulare una proposta di provvedimento, cioè o il provvedimento di rilascio del permesso di costruire o di non rilascio nel caso in cui non ci siano, non ci siano i requisiti minimi. Chiaramente questo lo farà dopo aver acquisito i pareri di cui parlavamo prima. Il provvedimento finale deve essere adottato dal dirigente entro 15 giorni dalla proposta del responsabile del procedimento. Allora, chiaramente questi tempi si possono allungare nel caso in cui la documentazione non è completa. Allora, in tal caso viene richiesta l'integrazione della documentazione e quindi ripartono un pochino anche i tempi per il rilascio. La segnalazione certificata d'inizio attività è, diciamo, una novità. Che è il recepimento di una normativa nazionale, è una novità della legge, proprio delle modifiche della legge del settembre del 2011 e va a sostituire la denuncia di inizio attività. Al di là del nome ci sono anche delle differenze. Allora, tutti, intanto, quali sono gli interventi soggetti a SCIA, segnalazione certificata di inizio attività? Tutti quelli che non sono compresi nell'attività edilizia libera, nei permessi di costruire, prima di tutti, chiaramente, le manutenzioni straordinarie. Allora, deve essere, questa la segnalazione certificata di inizio attività, non è soggetta ad approvazione, per cui tutta la documentazione progettuale deve essere allegata con direttamente anche i versamenti degli oneri, di cui parleremo tra poco, e anche il nominativo del direttore dei lavori e delle ditte che effettueranno i lavori stessi. Lo sportello unico certificherà esclusivamente la completezza della documentazione, nel senso nel momento in cui viene presentato il progetto, il SUAPE farà una verifica immediata se la documentazione è completa, senza entrare nel merito. I lavori possono essere iniziati immediatamente, devono essere completati entro 4 anni dalla presentazione. Va in ogni caso però comunicata qual è la data di inizio e di fine dei lavori. Ecco, questa norma è importante. Il dirigente dell'amministrazione comunale ha 30 giorni di tempo dalla presentazione della SCIA per bloccare i lavori nel caso in cui verifichi che non ci sono le condizioni necessarie. Questo che cosa significa in pratica? Che è vero che noi presentiamo una SCIA e possiamo iniziare i lavori il giorno successivo, però abbiamo sempre, diciamo, questo margine dei 30 giorni in cui il dirigente del comune, previa verifica, può bloccare i lavori perché riscontra che non ci sono i requisiti. Allora, se vogliamo proprio essere tranquilli, presentiamo la SCIA, aspettiamo i 30 giorni, a quel punto nessuno ci può dire nulla e possiamo procedere tranquillamente con i lavori. Allora, il contributo di costruzione di fatto è diviso in due parti. C'è un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e un contributo di costruzione vero e proprio. Allora, la legge stabilisce le modalità di versamento, di misurazione e così via. Vengono stabilite quindi le modalità per determinare questo costo delle urbanizzazioni, il costo delle costruzioni e le modalità per l'aggiornamento di questo costo, che chiaramente va in funzione all'andamento dei prezzi dell'edilizia. Il contributo sul costo di costruzione varia tra il 5 e il 20%, chiaramente viene determinato dal comune in base a una serie di caratteristiche, tra cui le tipologie delle costruzioni, le destinazioni, l'ubicazione, e chiaramente una differenza fondamentale se noi stiamo realizzando un edificio che ne so che è la prima casa oppure un edificio che non è la prima casa. Normalmente per le prime abitazioni c'è l'aliquota minima del 5%, per altri tipi di interventi c'è un'aliquota superiore. Chiaramente sono previsti dei casi di esonero o riduzione di questo contributo. Il certificato di agibilità è il certificato finale che attesta la regolarità dell'opera e quindi dà l'assenso per poterla poi utilizzare. Anche questo viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile della competente struttura comunale, diciamo che viene rilasciato dalla stessa persona che mette il permesso di costruire. Ci sono qualche piccola eccezione. La procedura è che entro 90 giorni dalla fine dei lavori bisogna presentare domanda con tutta la documentazione necessaria. La documentazione è una documentazione abbastanza corposa perché è necessario avere la variazione catastale o la denuncia catastale nel caso in cui è una nuova costruzione, i certificati di conformità degli impianti, è necessario avere eventuali pareri dell'ASL, il collaudo statico, è tutta una documentazione abbastanza completa.
Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, il responsabile del competente ufficio deve rilasciare questo certificato. Anche qui vale lo stesso discorso del permesso di costruire, a patto che la documentazione sia completa, se no viene chiesta un'integrazione e quindi chiaramente i tempi ripartono ancora. Anche qui è prevista una norma semplificativa, una norma di semplificazione, cioè l'articolo 7 prevede, nel caso di opere di manutenzione straordinaria, non c'è bisogno di tutto questo certificato, ma basta esclusivamente una dichiarazione del direttore dei lavori che attesta che tutto è stato fatto, conforme alla normativa. Diciamo che è un po' lo stesso discorso tra permesso, anche se non è perfettamente coincidente, tra il permesso di costruire e la SCIA, equivalmente tra il certificato di agibilità completo e questo certificato semplificato. Viene regolato, dicevamo, anche il mutamento delle destinazioni d'uso. Le destinazioni d'uso vengono stabilite dallo strumento urbanistico, per cui in una zona omogenea, in una zona particolare, determina quali sono le destinazioni d'uso ammessa. Per poter passare tra una destinazione e l'altra c'è bisogno di un titolo abilitativo. Intanto, prima cosa, bisogna individuare qual è la destinazione d'uso corrente, che potrebbe sembrare una banalità, però spesso in edifici un po' antichi o un po' vecchi non si sa mai qual è la destinazione. Allora, come si procede? La prima cosa che fa fede è la destinazione d'uso attestata nell'ultimo titolo abilitativo. Nel caso in cui questo titolo abilitativo non si trova perché è un edificio che ha un po' di età, un po' di anni da cui è stato costruito, vale la classificazione catastale. Per il passaggio tra diverse destinazioni d'uso è necessario il permesso di costruire, tranne l'unico caso in cui c'è questo cambio di destinazione d'uso senza opere. In questo caso basta una SCIA. Cambio di destinazione d'uso senza opere. Un esempio classico è un'abitazione che sta, ne so, al primo piano di un edificio in un centro abitato. Questa abitazione vuole essere trasformata in ufficio. La distribuzione interna delle murature, delle tramezzature, delle porte, delle finestre va bene, non c'è nessuna modifica da fare, quindi bisogna soltanto cambiare. In questo caso basta una SCIA. In ogni caso, la norma, anche questa è una novità, dice che non costituisce mutamento di destinazione d'uso il cambiamento di una parte di superficie dell'unità inferiore al 50% fino a un massimo di 50 metri quadri. Quindi se io cambio destinazione d'uso a una parte minoritaria del nostro manufatto, non è considerata un mutamento di destinazione d'uso. Allora, ringrazio a tutti per l'attenzione e buon lavoro.